Sì, dobbiamo ricordare questa pagina tragica della storia dal 43 al 47, persone infoibate, persone che avevano in gran parte solo la colpa di essere italiani. Le truppe titine volevano cancellare la storia d'Italia nell'Istria e nella Dalmazia. 350.000 sono dovuti andare via, hanno lasciato le case, i loro beni, i loro affetti, le loro ricchezze. Ecco, è giusto ricordare, ma senza la vendetta. Ricordare per capire dove le guerre possono portare. Possono portare a tragici episodi come questi, che sono durati a lungo, infoibando, annegando persone assolutamente innocenti. Nel nostro piccolo, qui a Imperia, festeggiamo ogni anno questa ricorrenza con i labari, per ricordare, per non dimenticare e per insegnare che le guerre portano solo atrocità. Credo sia stato l'episodio più bello. Sul confine il presidente italiano e il presidente dalmato che si danno la mano per dire dobbiamo pensare a un futuro di pace e dobbiamo insieme condannare queste atrocità. Grazie.